Devo fare una cosa per questo gioco. È particolare, l'audio si sente 10 volte più basso, non ho capito perché. Spero che 40 non è troppo alto, non è troppo basso. Beh, ma vediamo appena entra qualcuno. Com'è l'audio, Pia, del gioco? È troppo alto, troppo basso? Mi puoi aiutare, per favore? Sicuro che non è troppo alto? Troppo basso, addirittura. Va bene. Tanto posso abbassarlo il mio volume, non è un problema. Basta che si sente bene in live. Ora va bene? C'è una chiamata per il professor Cucuì della regione di Alola. Ma cos'è sta song? Cos'è questa song? Aspetta, solo un secondo. Ma questo è il professore, è un figo. Rispetto agli altri professori. E là, buonasera. Il gran giorno si avvicina, voglio dire il giorno del tuo trasferimento ad Alola. La regione di Alola è un arcipelago isolato nel bel mezzo dell'oceano. Deve essere per questo la sua particolarità che è popolata dai Pokémon così unici. E quindi sì, anche ad Alola vivono davvero un sacco di Pokémon. I Pokémon sono creature straordinarie, sai. Puoi trovarli dappertutto, nelle erbe alte, nelle grotte, il cielo, nelle profondità del mare. Qui ad Alola abbiamo i nostri Pokémon, viviamo in armonia con loro e ci aiutiamo a vicenda. Questo è quello che ti trasforma in Licaro, questo tipo? Una roba del genere. Sì, lo so, Pia. Gli altri Pokémon sono compagni fidati degli allenatori e lottano al loro fianco. Rockruff, adesso non posso. Giochiamo quando ho finito, ok? E siccome devo presentarmi al resto dello staff, mi rinfrescheresti un po' la memoria? Intanto dimmi, qual è la tua foto? Perché c'è quel sorriso così? Prendiamo questo, no? Quindi questo, giusto? Sì. E ora ricordami come ti chiami. Come ti sembra a te la musica? Troppo alta o troppo bassa? Cioè, il suono del gioco, vale. Comunque, ciao. C'entra, che bello, che roba c'entra il mio nome. Perfetto, comunicherò a tutti i dettagli del tuo arrivo. Eh? È un nome che esprime l'energia che c'è in te. Colpisce come un fulmine. Bene, allora ci vediamo ad Alola. Non vedo l'ora di riconoscerti di persona. Di conoscerti, no, di riconoscerti. Che cazzo. Ma lui non è quello che si trasforma in Licaroc, comunque. Questo Pokémon. Beh, mi sono dimenticato di leggere il nome, l'ho appena detto. Verso 21, vieni a darmi una mano con gli scatoloni. Quanto è figa quella? Quella in basso a destra, come si chiama quella? Rockruff, sì. È una buona. Un papabile Pokémon, forse, che prendo. Cos'è quel robo? C'è un Pokémon dentro la borsa?
È un team nemico? Cosa sono questi? Sembra... Ce la stanno provando a fermare comunque. Sì, l'ho capito, via. What the fuck? Luna. Scommetto che questa scena su Pokémon Sole è di giorno. Mesi dopo. Credo che questa è una delle isole perché ne abbiamo viste almeno 4 o 5. Come ti sembrava l'audio quindi Ale, ti sembra buono? È troppo alto, è troppo basso, devi capire che c'è pure la mia voce. Che la madre questo. Che carino, Meot. Ah, che luna meravigliosa. Che pace qui ad Alola. Abbiamo ancora parecchio da fare. Bisogna sistemare gli scatoloni. Meot, vai a chiamare persona 21. Che carino. 3 mesi con gli scatoloni sono lì. C'è un Pikachu, c'è un ditto come bambola tipo. C'ha la Switch, cos'è la Switch? Il 3DS, cos'è quel robo? Non si capisce bene, non è la Switch, è impossibile. È una Wii. Ah, è una Wii. Ok. Wii U. Meo! Hanno sempre fatto nei giochi Pokémon questa cosa. La console di casa la mettono sempre. La console fissa che. Diciamo non quella portatile che creano, la mettono sempre nei giochi. Già l'avevo vista sta parte, il 3D è molto interessante, spero che la telecamera. Prevedo problemi con la telecamera, spero che non ce ne siano. Questi scatoloni sono pieni di roba da sistemare. Posso interagire con Matt? Ma io lo voglio, voglio lui come starter. Troppo carino. Animazioni sì, Pokémon lotta, non sostituire, comandi normali. Scesa inviare automaticamente box i Pokémon catturato quando la tua squadra è nel completo. Sì, ci sta. In realtà faccio un mod quello classico, lo mando ai box e basta. Mettiamo tutto classico. Lo dimenticherai presto. No, perché è carinissimo quel Melt. Hai fatto una bella dormita. Sembravi proprio un piccolo Snorlax. Ti senti riposato adesso. Ho fuori del 3D. Scommetto che non vedi l'ora di partire alla scoperta dei Pokémon di Alola. Diciamo, sta ancora dormendo. Ah sì? Vedrai, sarà entusiasmante scoprire questo nuovo posto. La regione di Alola è davvero un paradiso incontaminato, per questo attira tanti visitatori. Sono certa che anche i Pokémon che vivono qui sono adorabili. Oh, il campanello. Deve essere il professor Cucù. In realtà li conosco quasi tutti, Ale. Vai a vedere, personal 21. Scusa un attimo, questa è la mia stanza, giusto? Volevo cogliere qualche dettaglio. Quindi c'è sta bambola Hit. Pikachu. Pikachu, no, Pikachu. Che poi è un Pikachu. Tipo semi-Pichu. È un Pikachu-Pichu. Cioè, c'è il corpo minuscolo. Questa è la stanza della madre. Vestiti, credo. Ah, puoi interagire con le robe. Vabbè. E c'è robe nuove di Zek, frigo nuovo di Zek. Che si mangia, che si mangia? Malchiamata, malasada. Allora, amici telespettatori, oggi assaggerò per voi una pa alla pa
allappantissima grasata. Non resisto, ma la mangio subito. Gna gnam. Oh, mamma, è veramente allappante. Sembra di avere un boccone a squama di Relicant. Se avete dei Pokémon nei sapori agri, dovete assolutamente farglielo assaggiare. E domani che si mangia? Mal che vada, malasada. What the fuck? Oh, il campanello del suo professor Cucuy, vai a vedere verso il 21. Ok. L'ho spoilerato, ma non voglio che i Pokémon mi seguano. Spero che i Pokémon mi seguano. Ditemi che vi seguono i Pokémon. No, non me lo dite. Però nel senso. È una domanda retorica, non è una domanda vera e propria. Oi là, ciao persone 21, è un vero piacere conoscerti di persona, io sono Cucuy. Il viaggio deve essere stato stancante, ma finalmente siete qui. Come va il jet lag? Allora non è esattamente un tiro di schioppo da canto. Visto che è bella luna. Ah, quindi veniamo da canto, no? È così romantica. Sembra di essere in un sogno. Comunque sì, il professore è un figo. Ah, caro professor Cucuy, siamo arrivati ieri, ci sentiamo già a casa. Ecco la padrona di casa. È un po' che non ci si vede. Benvenuta da Lola. Sono proprio contenta di rivederti. Ricordo ancora le tue sfide con i papalestra di canto. Quante emozioni. Fu allora che mi innamorai di Pokémon di Alola. O ti sei innamorata di lui, in realtà mio padre. Alla fine ho deciso di trasferirmi qui. C'ho i miei capelli neri come lui. Ah ah, già, e chi se la dimentica? Ero lì per fare delle ricerche sulle mosse dei Pokémon, nei capipalestra del luogo. Mi hanno dato delle belle lezioni, ai capipalestra del luogo mi hanno dato delle belle lezioni. Professore, tu non ti va di accompagnarmi al villaggio vicino? Ti farò conoscere il Kahuna dell'isola. Chissà, magari ti darà anche Pokémon. Kahuna? Kahuna dell'isola? Allora, il Kahuna dell'isola, so che non ci sono i capi palestre in questo gioco. Ci sono altre cose. L'isola è un natore esperto come pochi. Diciamo pure che è praticamente imbattibile. A Lili, i ragazzi e le ragazze pronti ad avventurarsi sulle isole ricevono il loro primo Pokémon da lui. Oh, il Kahuna dell'isola gli darà un Pokémon. Ma è meraviglioso! Hai sentito, Perso 21? Vatti a preparare. Nei scatoloni in camera tu dovrebbe esserci il tuo cappello e la tua borsa. E non dimentica di dare un'occhiata alla guida avventura. Deve essere sulla tua scrivania. Cappello e borsa, come ogni allenatore che si rispetti. Sono emozionato per te. Andare in camera nostra? Ma ti preparo in scatola? Ok, sì. Cappello e borsa, come ogni allenatore che si rispetti. Sono emozionato per te. In che senso qui Yokai Watch ha lasciato il segno? In cosa? No, non mi devo fare spoiler su nulla, perché c'è la storia qua nel gioco pure. Quindi. Apri la scatolone, prendi il cappello e la borsa. No, voglio il Meiot, per davvero. Bene, vedo che sei pronto per la tua avventura. Ah, che vuoi Pokémon che ti seguono. No, in realtà sul Silver Heart Gold l'ho fatto prima di Yo-Kai Watch. È argento, è oro addirittura. Non preoccuparti, vai pure. Quando tornerai con il tuo Pokémon troverai tutto in ordine. Oh, però, bel cappello! Che ridono, non l'ho capito, però che. Tua madre non vede l'ora che tu ricevi il tuo primo Pokémon, eh? Bene, andiamo alla destinazione Lily. Il Kahuna dell'isola ti darà un Pokémon. Sì, ma ancora non mi ha spiegato bene cos'è un Kahuna. Probabilmente sono i capo palestra, come dicevo io. La ciotola di Meowth se l'ha portata dietro da Kent, la sua preferita. LOL. Mi sa che interagire con tutto quello dentro la casa, però sì. Andiamo avanti. Casi verso il 21.
Non posso girarla alla visuale. Oh no. Ehi, da questa parte. Oh no, già non mi piace. Sto garage. Non si può girare nemmeno, non si può manco ruotare. Che schifo questa cosa. Già lo sapevo. Eccoci qua. Questa è la regione di Alola, un autentico paradiso per i Pokémon. Qui ad Alola le persone e i Pokémon vennero a unirsi aiutano a vicenda. Come solita frase. E con un Pokémon al tuo fianco potrai andare dove vuoi. Quindi sbrighiamoci, andiamo a incontrare il Kauna dell'isola. Forza Lily, è qui a due passi. Forza Lily, è qui a due passi. In realtà. Scorrazzare parole divertente, vero? Ah, che voglia di correre. Per il pulsante piccolo in più non posso. Non c'era una canzone che faceva così? Non me la ricordo. Carino. Ho la sensazione che si trova subito all'inizio, sto Rockruff. Ah, ho capito, via. Percorso 1. La tecnologia è veramente fantastica. Per fare uno scambio e una lotta di Pokémon con le persone che ti stanno intorno, basta premere un pulsante. Riferimento a Pokémon Smeraldo, c'è sempre il tizio all'inizio, da quando da Pokémon Zaffiro e Rubino, diciamo. C'è un bambino. Allora, che ne dici? Ti piace allora? Sì, un sacco. Ne sono molto contento e pensa che non hai ancora visto niente. In realtà ancora non ho visto niente, putto. Guarda che abbiamo qui un allenatore entusiasta. Professore, mi consigli qualche mossa vincenza? Sono sicuro che hai già in mente qualche mossa da usare con la tua fidata squadra. Facciamo così, quando il tuo Pokémon avrà imparato una mossa, lotteremo insieme. Povero bambino. C'è un Pikachu. Classicone. Vedi, puoi avventurarti nelle erbe alte e catturare i Pokémon selvaggi, ma solo se hai un Pokémon con te. Vabbè, queste sono le classiche cose che sappiamo già tutti e continuano a ripetere da 20 anni. E quando avrai una squadra di Pokémon potrai anche affrontare gli altri allenatori. Vai, Yungos! Che brutto quel Pokémon. Yung! Quale ammetta Lola. Ehi, ciao, tu sei nuovo di qui, vero? Spero di sfidarti prima o poi. Come vedi, i Pokémon ti danno l'opportunità di conoscere altre persone. Bene, eccoci arrivati. Metto da LOL è brutto quando si evolve, però. Quello d'acciaio, dico. L'altro è simpatico, c'ha due evoluzioni. Lily. Ah, ok, il viaggio. Il villaggio, sì, il viaggio. Il villaggio, Lily. Mi sembra che era una persona. Non so perché. Questo è il villaggio di Lily. Ah, no, questo è il villaggio di Lily. È una persona, no? Quindi. Qui si venera Tapu Koko. O il villaggio che si chiama Lily, non l'ho capito ancora. Il Pokémon protettore di Mele Mele. Eh? Che strano, non c'è. Eppure dovevamo incontrarci qui. È la persona, no? Forse si è diretta se al sentiero Mahalo, a nord del villaggio. Da quelle parti c'è un tempio legato al culto di Tapu Koko. Penso che tu non andresti a cercare il Kauna dell'isola? Io rimango nei paraggi nel caso arrivasse la mia assistente. Non temere, non puoi sbagliarti. Appena vedrai il Kauna lo riconoscerai subito. Vabbè, qua c'è scritto. Lily. Un piccolo villaggio che adora i Pokémon. Ah, non posso tornare indietro. Che ha detto? Adesso a cercare il Kauna dell'isola, rimango ai paraggi nel caso arrivasse la mia assistente. Ok. Mi piace un sacco l'erbalta, non sai mai quali Pokémon ci puoi trovare. Mi basta essere vicino al mio Pokémon che subito mi scalda il cuore. Mangiamo insieme, giochiamo assieme, passiamo il tempo assieme, siamo inseparabili. Ok. Al solito siamo padroni di tutte le case del mondo. Il mio Rockruff è una guardia del corpo perfetto. Mi accompagna sempre a fare la spesa e a fare la guardia davanti alla mia porta quando dormo. Ok. Rockruff era selvatico quando l'abbiamo incontrato, ma adesso la porta alla famiglia. La mia bambina adora giocare con lui. In effetti, c'ha ragione, la stessa signora. Era bellissimo se era anche il bambino così. E si sposta alla velocità della luce.
In mezzo secondo. Per dimostrare il suo effetto rock, brucia contro di me le pietre che attorno al collo. A volte fa un po' male, ma resisto. Ma che cazzo? Guarda lì, mio fratellino e il suo buco come tutti imbrattati. Sono inseparabili, come due fratelli. L'aria fresca che entra alla finestra mi fa sentire in pace, mi viene voglia di dormire. Un pasto equilibrato è importante per dormire bene, sia per le persone sia per i Pokémon. Una bella dormita è quel che ci vuole per iniziare la giornata in piena forma. Ok, andiamo via. Non c'è nulla di che qua. Io ho il dubbio control. Tanto dobbiamo andare dritto, sicuro. Tanti anni fa gli uomini arrivarono su questa isola attraversando immense distese marine e le resero floride insieme ai loro Pokémon. Ogni allenatore ha un rapporto speciale con i suoi Pokémon, per alcuni sono soprattutto fidati compagni di lotta, per altri amici per la vita. Violenza domestica. No. È finito. È finito, come so. Ma ci sono tre case qui. Punto interrogativo, che succede? Che c'è? C'è qualcosa che attira al tempio? Che ti attira al tempio? È la tizia che abbiamo visto all'inizio. Belle queste statuine. La vostra è molto chill. Nulla di particolare. Questa è una specie di palco. Non lo so cosa avviene qui. Vengono le battaglie? Il Kahuna Hale è l'allenatore più forte di tutta Mele Mele. Al momento non è qui, sarà impegnato ad allenare qualche allenatore promettente. Ah, qua è il Kahuna. Vabbè, manco ci ho parlato. Quando il cielo è limpido mi piace girare senza meta, lasciandomi guidare dal vento. Per il tempio conflitto. Che creature misteriose Pokémon, a volte balzano fuori dall'erba alta per aiutare noi esseri umani. Ma il dubbio salvo prima di andare qua. Perché c'è un più nello zaino? Significa qualcosa di nuovo? No, non c'è nulla. Non l'avevo mai aperto, non so perché c'era un più. Boh. Sentiero Mahalo. Suppongo che queste statue le troveremo per tutta l'isola. Saranno le decorazioni principali dell'isola. Già la canzoncina diventa un po' più misteriosa di sottofondo. Alla fine siamo in una specie di foresta, sembra. Ah, non uscire dalla borsa, se qualcuno ti vede sono guai. Ok. Ah, quindi era un Pokémon. In realtà forse so chi è sto Pokémon. Despiro? Quella lì è quella dell'inizio. Lo so chi è. Ma che faccio c'ha? Guarda che faccio c'ha! Ciao, tutto ok? Aiutami per favore! Salva Nebulino! Nebulino? Mog! Qui Spiro l'hanno attaccato, vorrei aiutarlo, ma ho troppa paura, mi tremano le gambe! Nel dubbio salviamo. Oh cazzo. Ah, lo fa prescindere, infatti sto testando quella roba. Se torna indietro lo rifà in teoria. O lo fa ogni tot di passi. Boh, no, lo fa forse ogni tot di passi. Lo so, l'ha fatto 30 volte prima.
Come fa? Li prende a pugni? Come fa? Scusa. A 0,25 per si è abbassata. Manco un vecchio è così lento. What the fuck? Addio, è finita la storia qua. Ti pareva che non arrivava. Chi è Tapu Koko? Chi è questo? Parlava che il villaggio è Tapu Koko. Ma non ce lo dai come starter? Mog, meno male sei salvo. Hai cercato di usare il tuo potere, vero? Ma sai cosa è successo l'ultima volta? No, non riuscivi neanche più a muoverti. Non voglio più vederti in quelle condizioni. Povero piccolino, quella volta tu mi hai salvato, ma io non so proteggerti. Mog? Che c'è? Mog, Mog. Una pietra come brilla. Una pietra come brilla. In realtà dice, vabbè. Sembra che emani una specie di sapore. Oh, scusa. Hai corso un grave pericolo per aiutare il mio piccolino. Ti ringrazio con tutto il cuore. Diciamo che tu sei il Kauna dell'isola? Ovviamente no. Questa pietra è tua, vero? Cos'è? Ma da quando? Vabbè, pietra lucente. Ti prego, non parlare a nessuno di questo Pokémon. Mantieni il segreto, per favore. Torna dentro la borsa, ora. Mog. Violenza sui Pokémon. Lo tieni chiuso dentro la borsa. Ma è normale. Cioè, dico io. Ma riesci a respirare? Senti, solamente inquieta per questo piccolino. Ti dispiacerebbe accompagnarci fino alla piazza? Mi sentirei più tranquilla. È tipo il gattino. No, perché è chiusa tutta, guarda la borsa, non respira. Ale. Ecco, lui che deve far subito colpo. Sempre senza magliette. Ah, persona 21, eccati. Oh, vedo che invece del Kauna dell'isola hai trovato la mia assistente. Ah, è la sua assistente. A quanto pare ho perso l'occasione di fare le presentazioni. Beh, meglio tardi che mai. Ecco, questa è la mia assistente. Sì, mi chiamo Lilia. Lilia, lui è persona 21. È arrivato ieri da loro e ha un sacco di cose da imparare. Ma tu lo aiuterai, vero? Allora, conosci già il professore. Bene, sono felice di fare la tua conoscenza. È tornato Ala, il Kauna dell'isola, colui che è stato scelto dal Pokémon protettore, l'allenatore più famoso di tutta l'Ola. Ovviamente anziano, vestito hawaiano, giallo, me lo aspettavo rosso, mio Dio. Tutto bene durante la mia assenza? Ah, dove eri finito? Sono il Kauna dell'isola, la mia presenza è spesso richiesta altrove. Lilia, è successo qualcosa? Ho visto Tapu Koko volare in questa direzione. Oh, signora Ala, il mio piccolino è stato attaccato dagli Spiro sul ponte sospeso e questo ragazzo è corso in suo aiuto. Solo che il ponte è crollato e stavano per precipitare nel crepaccio tutti e due, ma il protettore dell'isola li ha salvati. Davvero? Incredibile. Oh, Tapu Koko ti ha notato, il protettore dell'isola è piuttosto capriccioso. Devi averlo colpito con il tuo gesto. Kukui, questo ragazzo è coraggioso e ha un cuore d'oro. Merita un Pokémon. Ha la stoffa per diventare un ottimo allenatore. Piacere di conoscerti. Sono Ale, il K1 di Melemel. Un po' weak come scelta del Pokémon. Di solito c'è sempre qualcuno in pericolo a scegliere il Pokémon, però è un po' diverso pure, in effetti. Ci sta. Benvenuto da Lolo. Il professore mi ha parlato di te. Sono felice di incontrarti finalmente. Bene, diamo un'occhiata ai Pokémon. Prima Rowlet, un Pokémon di tipo erba. Bello come gira attorno a sé, che animazione enorme. Poi abbiamo Litten, un Pokémon di tipo fuoco.
Infine Poplio. Cioè, tu vedi prima Rowlet, Litten e poi boom, questo naso enorme, gli occhi giganti. Infine Poplio, un po' come tipo acqua. Pop, 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 pop. Quale Pokémon muovere al tuo fianco? Che scegliamo? Ma perché Poplio? Mi dovete fare scegliere per forza Primarina? Ma siete stronzi! Questa volta ve lo faccio scegliere a voi, scelgo Poplio, ma su Ultraluna, Ultrasole, quello che prenderò, sceglierò Rowlet. Vuoi scegliere il Pokémon tipo acqua, Poplio? Sì. Si direbbe proprio che il destino abbia fatto incrociare le vostre strade. Che succede? E adesso vediamo se proprio scegliere, Poplio sceglierà te. Poplio sembra guardare Pessima 21 con simpatia. Pop. Ma sei pure stronzo, nessuno ti vuole nessuno, pure de devi decidere se unirti a me o no. Che risata era, qual era questo? Giampaolo, lei proprio non c'è. Pop, pop. Proprio sembra spiazzare di gioia da tutti i poli. Oh, proprio, ti ha accettato come suo allenatore. Siete fatti l'uno per l'altro, la vostra amicizia durerà in eterno. Come lo chiamiamo? No, lo chiamiamo Giampaolo, mi piace, c'ha proprio la faccia di Giampaolo, è pure maschio. Primarina maschio, non si potrà mai vedere. Facciamo così, se no perdiamo mezz'ora. Hai scelto Poplio dunque. Mag. Insomma, vuoi stare un po' più tranquillo? Lo so che il signorale e il professore ti proteggerebbero da qualsiasi pericolo, ma sarebbe comunque meglio se stessi nella borsa. È proprio un bel Pokémon. Abbine cura. Perse 21, ora sei un allenatore di Pokémon in piena regola. Voglio darti uno strumento prezioso. Pokédex. Ah, ma è su cose. Perché Sassadio? Sassadio? È un dispositivo di alta tecnologia che registra automaticamente tutti i Pokémon che vedi o catturi. Anche il tuo nuovo compagno Poplio è stato registrato. Dai un'occhiata. Passaporto allenatore. L'ho preparato apposta per te. Ora, Perso 21, perché non vai a far conoscere il tuo nuovo amico a tua madre? Non mi segue. Non mi segue, sono già deluso. Non mi piace più. Qui vuoi che ti cura dei Pokémon, se li coccoli si affezionano sempre di più. Pokegioli. Perché la Pokémelle non gli piacevano più, e da Pokémon ne sono matti. Puoi trovare queste bibliotese nella caffetteria dei centri Pokémon. Lottando i Pokémon possono sporcarsi, con gli strumenti giusti puoi farli tornare puliti. Li devo pure pulire! Puoi anche farli guarire dal proprio stato come velenato paralisi e altro. In parco conoscete Pokémon e prendete cura di ognuno di loro nel modo migliore. I Pokémon con cui hanno un forte legame di amicizia si impegnano al massimo nella lotta. Ehi, perché sei incazzato? Ne voglio una caramella, ma. Tieni. Magna. Ma sei stronzo allora. Hanno pure gusti, mi sa. Fanculo, non ti do più nulla. Vai a cagare. No, ma c'è la meccanica di diamante lucente e perla, quello là, ci siamo capiti, dei remake. No, che schifo.
Quelle cose non mi piacciono, Ale. Ho come la sensazione di aver dimenticato qualcuno. Se vuoi saperne di più su Poppy, puoi consultare il Pokédex. Crea un lega come solido con il tuo Pokémon. Insieme potete raggiungere qualsiasi obiettivo. Dobbiamo tornare a casa. Abbiamo battaglia. Ehi, hai un Pokémon! Dai, facciamo una lotta! Ah, quanta fretta! Non ti presenti nemmeno e vuoi già lottare? Questo è il rivale, tanto. C'è lo stesso sorriso del professore, questo. Io sono Awl, nipote di questo signore che è il Kahuna dell'isola. E il mio Pokémon è Litten. Anche il tuo Poplio non è niente male. Lo pensi davvero? Grazie. Ti piacciono i Pokémon? Diciamo la prima, dai. Certo, allora facciamo questa lotta, dai. Non ce la facevo più ad aspettarti, ti ho cercato dappertutto. A me non piace molto vedere lottare i Pokémon, ma vinca il migliore. Oh, la tua prima lotta di Pokémon. Lei è animalista, capito? Pokémonista, come si dice? Sì, attentamente le mosse da far usare al tuo Pokémon. E vinca il migliore. Lottare con mio nipote, allora? Aspetta il massimo impegno. Non ho visto manco che natura aveva. Che natura ha il nostro Pokémon? Tanto non lo cambia, è una vanilla, figurati. È neutra in teoria. Poco male. Accetti la sfida, vero? Certo vincerò io, aspetta un attimo, certo vincerò io. Bene, ci sarà da divertirsi. Dovrebbe essere neutro, non c'è né rosso né blu. Diamo inizio alla lotta di Pokémon. È neutro, giusto? Non so se qua hanno cambiato, come si capisce. Non ho visto nessun colore, nulla. Pistolacqua. Ha già tre mosse. Velocizziamo un po' qua, tanto non è che c'è molto a guardare tra queste. Wow! È neutro, no, aiutatemi! Wow, grande, ti chiami per sventura, giusto? Il tuo mobile è stato fortissimo. Non rilassarti troppo però, domani ce la metterò tutta. Perso 21. Con la pietra lucente che hai con te, posso vederla? Non può essere. No, non sarà mica. Ora che ci penso, hai detto di essere stato salvato da Pococo, giusto? Proprio così. Incredibile. Non solo ti ha salvato, ti ha anche dato la pietra. Che onore. Forse è stata destina a portarti qui da loro. Professor Valventù, ti dispiacerebbe se tenessi io la pietra per un po'? Te la restituisco domani, promesso. No. No, è la mia! Ancora complimenti per la lotta, comunque. Tu hai senz'altro un futuro come allenatore. Vieni alla festa domani, mi raccomando. Professor, tu non lasci che ti accompagni fino a casa. Vieni anche tu con noi, Lilia. Vieni anche tu con noi, Lilia. Se quel piccolino che è con te si allontana, sono guai. Sì, farò più attenzione. Ecco, stai già scappando. Ma c'hanno la stessa faccia, Lilia e Mog, ora che lo guardo. Capito? Non uscire dalla borsa e non allontanarti da me. C'hanno la stessa faccia. In realtà, infatti, l'ha persa. Non è che ce l'ha data. Bentornato, Persona 21. Allora, hai ricevuto un Pokémon? Fammi vedere. Ti immagini tu camminare a casa, arrivare a casa tutto fiero? Mamma, ho preso Poplio. Ho detto, mamma, c'è la faccia di merda. Ho detto, ma è proprio un Pokémon di merda che ho preso. Oh, quanto è carino. Dimmi perché hai scelto questo Pokémon. Perché è tenero, perché è stile. Perché è tenero, dai. Che ha stile lui. Hai ragione, è proprio un amore. Così tenero e con così tanto stile. Vabbè. Va bene. State davvero bene insieme. È una gioia guardarvi. Meo. Ora litigano. Vince Meowth. Il giorno dopo.
Che è successo? Perché piangi, Ale? Ah, che magnifico tramonto. Beh, è giunta l'ora, l'ora in cui finalmente metteremo a posto i scatoloni una volta per... Oh, il campanello. Per sventura, andresti a vedere chi è? Dov'è la natura? Non c'è scritto. Furba, allora correre. Sì, ma mi sa che è neutrale. Non mi ricordo se è la natura. Neutrale, furba. È neutrale, visto? Come dico io, perché qua non c'è né rosso né blu. Sicuramente si vede da qui. A me va bene neutrale, più che buono. Ma se tutti quei scatoloni si potessero sistemare in qualche Pokéball come se fossero dei Pokémon. Ciao piccolino. Lo scopettone. No. Aspetta, ma c'è il computer qua? No, questa è una TV. Abbiamo anche il computer a casa, madonna. Che poveracci. Ehi là, Best 21, sei pronto? È ora di andare alla festa. Ma prima, devi spararti due cosine che potrebbero servirti, ora che sei diventato allenatore. Hop hop, forza, andiamo al percorso 1. Ecco, come catturare i Pokémon. Vai pure, tesoro, divertiti alla festa. Quando si tratta di Pokémon, il divertimento è assicurato. E non preoccuparti, agli scatoloni penseremo noi. Vero, Meowth? Memeo. Oggigiorno. Persone 21, dai, sbrigati! Se tu fossi un Pokémon ti farei usare la mossa agilità! Uccidetemi! Uccidetemi, per favore! La mamma si accontenta di stare con Meowth. Da questa parte. Pokémon selvatici si nascondono nell'erba alta. Ora che sei un allenatore Poplio al tuo fianco potrai lottare contro di loro. Potrai anche provare a catturarli. Ora ti faccio vedere come si fa. Guarda, impara. Userà la solita Pokéball e catturerà il Pokémon full vita. Pikpek. Pikpek. E Rockruff. Ah no, non lo uccide, non lo cattura full vita, vabbè, velocizziamo, qua non c'è nulla da vedere. Ira Pokéball lo cattura. Lo chiama Gianpippo e chiude. Perfetto. Se ti avvicini troppo a un Pokémon selvatico potrebbe attaccarti, ma se lo catturi diventerà un tuo fedele alleato e potrai allenarlo. Quanti Pokémon sono esausti? Per via delle lotte, puoi farli riposare a casa, parlo con la mamma e si prenderà cura di loro. Puoi anche fargli recuperare energie dandogli una pozione. Mai. Prendi questa, ti sarà utile avere qualche Pokémon o pozione di scorta. Sì, va bene. 10 te ne dà Pokéball. Bene, ora puoi vivere una piccola avventura sulla strada fino a Lily. Poppy, mi raccomando, prendi cura di Persolve tu. No, no, pieno, non esageriamo. Com'è sto Piggyback? Mi sa che rimane normale Piggyback. Non mi ricordo cosa si evolveva. Ah, in Tucano. No, che brutto in culo. No, è brutto in culo. È bello Piggyback, ma Tucano non fa cagare. Spero che ci siano altri volanti migliori. Che odio la visuale che non si può girare, mi viene sempre voglia di girarlo. Perché c'è la scritta errata? Che schifo sto Pokémon pure.
Il solito bambino che è più forte di noi. Sì, vabbè, così dicono tutti i dialoghi skippabili. Fernando. Ratata baffuto. Ratata di allora. Ovviamente siamo la stab, facciamo fuori subito. Sì, probabilmente non esistono i barbieri da roll. Vabbè, la solita. Il solito acchiappamosche. Pigliamosche, come si chiama? Questo è veloce, diciamolo, cioè. C'è nulla a guardare qui. Voglio vedere che altri Pokémon ci stanno qua. Ci sono solo questi due. Non mi sorprenderei se ci sono questi due. E basta. Mi sa di sì. Non c'è nessun altro. Andiamo via allora. Dove tutto inizia, percorso. Ehi, la sagra di lì sta per cominciare. Che aspetti? Forse andiamo a festeggiare. Basta bloccarmi, per. Consigli utili, i Pokémon diventano più forti guadagnando punti esperienza durante le lotte. Inoltre guadagna punti esperienza anche quando catturi i Pokémon sono. Madonna, che cosa nuova! Non lo sapevo! Grazie gioco che me l'hai detto. L'ho notato che qui ci sono solo quei due. No, in realtà quei due sono nuovi. Oh, Ladybug. Però no. Potrebbe esserci altri Pokémon loro qua. Ah, forse Ladybug è quello raro qua. Mi sa che è il Pokémon raro qui, Ladybug. No, non la prendo comunque, Rattata. Mi fa cacare, mi danno piacere i Pokémon. Ratatatata. Se lo prendo lo chiamo ratatatata o AK47. Perché appunto ratatatata. C'è pure lui. Antiparalisi. Ma ci arrivi? Lasciami andare. Siamo spuntati al palco. Siamo spuntati al villaggio. La regione di Alola è formata da 4 isole, ognuna abitata da un Pokémon protettore. Con la festa di oggi vogliamo esprimere la gratitudine al nostro Pokémon protettore, che veglia sempre su di noi. È più una piccola sagra che una festa in grande stile, ma è un'ottima occasione per stare tutti insieme in allegria. Ok, è tutta la stessa, eh sì, non cambia cazzo, andiamo dritti. Un lit, ah, lì, non un litten, il litten è arrivato. Au, come si chiamava? Au? Au, Alo, tutti sti nomi uguali. Persa 21, io e il mio litten stiamo nella pelle. Lit, ti hanno spiegato della festa, vero? Giusto in tempo. Per cosa, professore? Mog? Poverino, ma lo tiene sempre chiuso. Persiste una sfida amichevole dedicata al Tapu?
in cui gli allenatori sfoggeranno le loro mosse migliori. È una lotta di Pokémon che per tradizione si tiene durante la festa. Quindi voi due lotterete, non è vero? Non mi piace vedere i Pokémon lottare, temo sempre che si facciano del male. Comunque assisterò alla vostra sfida. Un momento, verso 21, fammi rimettere le stesse Pokémon che... i Pokémon l'hanno adottato per te. Vabbè, grazie. Sei pronto per la lotta? Diciamo sì. Allora iniziamo. Non abbiamo paura di nessuno, tanto. È a voi che vivete su quest'isola. A voi che la visitate con gioia. A tutti voi auguro salute e felicità. Diamo ora inizio alla lotta in onore del protettore della nostra isola, Tapu Koko. Alla mia sinistra, Hau, nipote del Kahuna dell'isola. Alla mia destra, per 21, che ha avuto l'onore di incontrare Tapu Koko. È solo acqua all'inizio Poplio, giusto? Da Primarina diventa Fairy, Folletto. Oh, il tipo di Tapu Koko, sempre curioso verso i nuovi arrivati. Poplio, ti affido il mio personaggio 21. Al contrario. Sarà una bella lotta, facciamo il nostro meglio, soprattutto divertiamoci. Perseval 21, au! È arrivato il momento di mostrare la forza dei vostri Pokémon. Ah, lui ne ha due già Pokémon. No, che pezzo di merda, già ho catturato Pikachu. Lo sapevo. Pistolacqua. Colpo God. Cosa c'ha? Uno shock. Non parlarmi. Mi sa che tocca usare le pozze. Ovviamente siamo pure lenti. Bello che usa colpo code e poi tu uno shock. Quanto è intelligente questo bicho. Crit. Questo lo shottiamo, no? In due colpi dovrebbe morire. Ah, mi dice pure la mossa super efficace ormai. Cazzo, che danni ha fatto? Ha preso un high roll, mi sa lui. Please, dimmi che regga. Ok, è stato ruggito. È scemo. Ma poi tira il pistola acqua dal naso. Incanta voce. Già finito? Ma incanta voce non è Folletto? Forse sì, anche quest'anno è stata una notte spettacolare. Tapu Koko sarà soddisfatto. Più, sono un lottore incredibile per solo 21. Che sfida fantastica, mi sono divertito un sacco. È stata una bella lotta, scommetto che anche Tapu Koko. Koko Koko! Oh, è Tapu Koko! Tieni per solo 21, questa è per te. È la pietra? Ah, questa è la Mega Mo, la mossa Z. Ok, non l'ho mai usata io, questa. So che cos'è, però non l'ho mai usata. Ora il cerchio Z è tuo. È un bracciale misterioso in grado di liberare la potenza nascosta dei Pokémon. Il potere Z. Lo creiamo noi Kahuna con pietre lucenti come quella che ti ha dato Tapu Koko. Ma il potere Z può essere sfruttato. Il potere Z può essere sfruttato solo con i cristalli Z che si ottengono durante il giro delle isole. Comunque non è dato a Tapu Koko regalare pietre lucenti al primo allenatore che passa. Credo che ti abbia preso in simpatia. Oppure potrebbe avere una missione per te. È come se ti stesse invitando a fare il giro delle isole e scoprire a loro. Scoprire a loro? Il giro delle isole, ovvero le quattro isole di Alola. La regione di Alola è composta da quattro isole. Il giro delle isole è una fantastica avventura che ti permetterà di esplorare tutte per diventare l'allenatore più forte, il campione del giro delle isole. Fantastica, non vedo l'ora di iniziare la mia avventura. Ti spiegherò meglio un'altra volta, ora andiamo. Ok, per ora ci sono un po' troppi dialoghi, eh. Spero che mo sarà un po' più gameplay che dialogo. Ok, che l'inizio. Tapu Koko è proprio eccezionale. Spero di incontrarlo un giorno per ringraziarlo di aver salvato Nebulino. Mug. Hai ragione.
Ha salvato anche te, ti ha persino dato la pietra lucente. Deve essere una persona speciale. Allora torniamo a casa? Sì, andiamo. Eccomi a casa. Ciao, Matt. Mio. E basta con sta casa. Ho bentornato verso il 21. È stata una lotta favolosa. Mi sono commosso alla vista del mio bambino che lottava in sintonia col suo Pokémon. Allora parteciperai al giro dell'isola dell'Ola? Sarebbe una bella esperienza. È stata una bellissima festa, ma adesso sono stanca. Vado a dormire, buonanotte tesoro. E noi di notte ce ne andiamo. Ok, dorme. Ah, che ebbrezza meravigliosa, si sta da sogno. Chissà quali grandi avventure ci porterà oggi questo venticello. Sempre in scatoloni ancora. Il campanello sarà il professor Cucuì, se lui entrerà senza aspettare che gli apriamo, come suo solito. Oh, ma chi è questo che entra senza chiedere? Ma vai a casa tua. Come ti permetti? Ah. È Lilia. Professor Cucuì mi ha chiesto. Aspetta, cos'è che mi aveva chiesto? Sembra un po' sbadata sta tizia fin dall'inizio. È giusto, mi ha chiesto di accompagnarti al suo laboratorio, da questa parte. Professor 21. Tieni la tua paghetta, mi raccomando, non spenderla tutta in una volta. Quanto mi avrà dato i soldi? Oh, ma guarda, bravo Professor 21, vedo che ti sei già fatto degli amici. Allora è così bello, si fanno sempre incontri interessanti. Ah, che piacere, io sono Lilia. Tipo super timida? Cos'è sta faccia così? Faccia. Sono così emozionato per te. Vai, divertiti con Poppy. Meo continua a urlare tutto il tempo. Come gentile tua madre. Bene, andiamo al laboratorio. Secondo me quel Meowth normale non si trova manco in sto gioco, trovi solo quello di Alola. E questo lo rende raro. Come faccio a carezzarlo? Il nasino, carezziamo. Meme sto Pokémon. Non ci abbiamo la mappa, però. Spero che spunti. Ehi! Ma dobbiamo andare da qui. Oh no, un Tauros. Ross. Sto calmo, Tauros. Dove dobbiamo andare? A destra? Non ho capito. O da su. Ah, da giù. Il laboratorio del professore è oltre l'erba alta. Dice che avere Pokémon tutto intorno è utile per le ricerche sulle mosse. Ma per me che non sono allenatrice vuol dire che per arrivarci devo usare repellente. Sai come funziona, vero? Se usi repellente e Pokémon selvatici ti saranno alla larga. Senti, riguardo a Nebulino, voglio dire Cosmog. È un Pokémon raro che viene da molto lontano. Mog? Possiedo un potere misterioso, una volta ero in pericolo e l'ha usato per salvarmi. Certi malintenzionati vorrebbero sfruttare il suo potere per i loro scopi. Per questo ho parlato di Cosmog soltanto al professore Ala e a poche altre persone di cui mi posso fidare. Quindi dovrei chiederti un favore. Non dire a nessuno l'esistenza di questo piccolino, di quello che è successo al ponte sospeso. Ci conto, eh. Ma lo so chi è Cosmog tanto, eh. Per lei è misterioso. I dislivelli sono ottimi scorciatoi per scendere, però poi per risalire devi fare il giro. Matteo Marmocchio. Ecco, è folletto, ma lui ancora non è folletto però. O sbaglio. È solo acqua appunto, quindi non è stab ancora.
Comunque Grubbin era con le otto elettriche, tipo una roba del genere, boh, non mi ricordo. Comunque siamo arrivati di... siamo saliti di livello, volete. Chi c'è qui? No, vabbè, con Poppy o Wingull mi diventa inutile. E chi c'è di Pokémon? Ma sono Pokémon acqua, ci stanno? Ma cos'è Zaffiro e Rubino ON 2.0 che è tutto pieno di Pokémon acqua? Sono delle isole, non mi sorprenderei. Ma mi lascia andare? No, qui ci sono solo Pokémon acqua. No, via, non mi piace. Poi non mi fanno scappare. Mannaggia loro, vado a curarmi un attimo. Mi curi, mamma. Grazie. Hai rotto i coglioni, Wingull. È perché siamo lenti. Voi dovete far prendere per forza sto cazzo di Poplio. Che è lento in culo. Per quello non riusciamo a scappare. Sveglia. Allora, guarda com'è carino il mio Pokémon. A questo gli sono un cantavoce. Perlomeno non ci fa danni. Consiglio utile, notte scende in campo per primo il Pokémon in alto a sinistra. Beh, sì. Tutte cose che sappiamo. Sono sempre gli stessi qua, mi sa. Con me sono Pokémon tipo erba, ma per battere Pokémon tipo fuoco mi servono Pokémon tipo acqua. Qua è pieno. No, non lo catturo sto Yungos di merda, non mi piace. Per la collina 10? 10 carati. Queste sono le spesse spaccarocce. Che sono giganti, quelle pie. Ma questo è il laboratorio. Che cazzo? Ma in culo al mondo. Madonna mia, dove c'è il laboratorio? Ma poi è una casa mezza distrutta, tipo. Ma che sta a fare? Sta a litigare con qualcuno. Forza Rockruff, ancora, fatti sotto, avanti, non sono tipo dedicato, sai? Ecco. Litiga col poco. Di nuovo. Ecco il laboratorio Pokémon, ha un fascino particolare, non trovi? Si fa prendere a calci dal Pokémon, si fa tirare le rocce alcune. Io sono ospite qui da 3 mesi, sono un esperto come assistente, ma cerco di ripagare il professore come posso. Se fossi un'allenatrice potrei essergli più utile. Il professore conduce le sue ricerche sulle mosse anche all'interno del laboratorio. Uff, bisognerà di nuovo riparare il tetto. Io faccio il mio meglio per rimettere a nuovo i suoi camici, ma spesso sono talmente malconci che bisogna comprarne di nuovi. Forza, entriamo. Oh no, c'è quello là, come si chiama quello di Cosnabul? L'orsacchiotto. Bruttissimo. È scarsissimo. Oh, c'è Breloopdish. Mi piacciono tutti i Pokémon non evoluti a sto professore. Ciao persona 21, Lilia, grazie per esserla andata a chiamare. Fa su e giù, Lovdish. Di nulla, mi fa piacere poter essere d'aiuto. Almeno ripago per l'ospitalità. Le mosse di Rockruff erano proprio pazzesche. Sto facendo dei bei passi avanti con le ricerche. Persona 21, mi daresti un attimo il tuo Pokédex? Allora, che te ne pare del mio laboratorio? Non male, vero? Ma veniamo subito al dunque. Finalmente è arrivato il pacco che aspettavo. Professore? Che c'è, Lilia? Non sto mica parlando da solo. Dentro il Pokédex c'è un Rotom. Rotom è un Pokémon fatto di una sostanza simile all'elettricità che gli permette di entrare nelle macchine. Esatto, per sfruttare al meglio il misterioso potere di Rotom è stato sviluppato un
Sviluppato un Pokédex di ultima generazione espressamente progettato affinché un Rotom possa viverci dentro. What the fuck? È un nuovo mezzo di comunicazione fra Pokémon ed esseri umani. Al momento è ancora molto raro, ce ne sono pochissimi in circolazione. Lo faccio prima a mostrarvelo, basta potenziare il Pokédex con i pezzi che mi sono arrivati e... Rotom! E non posso usarlo. Oh scusa Rotom, ti ho spaventato, eh? Rotom? Ho potenziato il tuo amato Pokédex, Rotom. Ora puoi aiutare per solo un turno nella sua avventura. Rotom. È figo Rotom come Pokédex. Molto interessante. In generale. Piacere conoscerti, Rototom. Insieme ci divertiremo un mondo. Parla pure ormai il Pokédex. Guarda per sentire un altro non può parlare. A giudicare dalla tua reazione, dalla sua reazione, sembra che tu gli piaccia. Non ho capito, per cosa potrebbe essere utile? Vedi, per sventura è appena arrivato qui ad Alola, quindi questo Pokédex Rotom con le sue nuove funzioni sarà molto utile come navigatore. Oh, grazie mille, Rotom. Ti basterà guardarlo per trovare la tua prossima destinazione. E toccandolo potrai anche consultare la mappa di Alola. Alola, mi sono fatto guidare dalla brezza marina ed eccomi qui. Comunque Alola lo usano per salutare. Wow, che bello! È una mazzarda quella? Cioè questa fa come se fosse a casa tua. È un segreto. Ho ceduto la mazzarda a Lilia. Dopotutto fra amici e fra poco ci si aiuta a vicenda, no? Per 21 allora ti affido il Pokédex Rotom. E Rotom ti affido per 21. Quindi quello è un Pokédex Rotom, che carino. Dunque parliamo di cose importanti. Adesso è il giro delle isole. Si tratta di una meravigliosa avventura, nonché l'allenamento migliore per diventare l'allenatore più forte di LoL e ottenere il titolo di campione del giro delle isole. Passiamo alle cose serie, infatti. Da LoL ci sono 4 isole, ognuna con il suo Kauna. Per ottenere il riconoscimento ufficiale del Kauna bisogna affrontare 7 prove. Perso 21, credessi di affrontare anche tu il giro delle isole assieme a Poppy. Fate conti già dalla prima lotta hai saputo sfruttare abilmente le mosse del tuo Pokémon. Hai dimostrato di avere il potenziale per tirare fuori il meglio da lui. Mi sembra una più grima idea. Ottimo, io che ho passato la vita a studiare i Pokémon e le loro mosse ti posso garantire che sarà un'avventura fantastica. Incontrerai tantissimi Pokémon, imparerai tante cose nuove e ti divertirai. Ecco, prendi questo. Cos'è? È il segno di riconoscimento di chi partecipa al giro delle isole. Sembra una medaglia quasi. Anch'io ne ho ricevuto una dal nonno. Molto bene, perso un turno, è ora di mettersi in marcia. Non vedo l'ora. La tua prima tappa è la scuola per gli allenatori. Lì potrai fare un po' di pratica e imparare le basi delle lotte di Pokémon. È il primo passo per diventare il campione del giro delle isole. Tu cosa farai, Ao? Io giocherò con i miei Pokémon, cioè allenerò i miei Pokémon. Il giro delle isole per gli abitanti di Alola rappresenta la prima sfida con la realtà. Lilia, prenditi quella di Persona 21, ok? Fai da guida finché non si sarà abituato a Rotom. Rototom, quando chiedermi qualcosa tocca il centro della mappa. Ok, possiamo salire qua? Ah, a noi però fa salire. Oh, Markle! Che carina Markro pure. Tutti i Pokémon piccoli qua ci stanno. Staff. Come si chiamava quel Pokémon? Qualcosa con Staff. Dai. Ah, uno grosso Cerbero. Mostra dei Pokémon mai visti prima. Oddio, ma veramente ci sono scritte queste cose? Mostra Pokémon conosciuto, attualmente in studio si è ne 4 volte più di 600. Mostra Pokémon, poi puoi conoscere una massima 4 mosse, cosa prima... Ok. Vabbè, nulla di che. Mossa fisica speciale di stato, vabbè, so delle cose tipo ti spiego come funziona le mosse.
carino, ma non... sono cose che già so. Nulla di nuovo. Anzi, aspetto prima di uscire. E poi sono aiutanti preziosi per la mia ricerca, ma soprattutto sono dei fedeli amici, fanno parte della mia famiglia. Ok. Appena toccato. Ma l'ho appena fatto. Sto toccando il centro della mappa. Vabbè. Qua non ci sono Pokémon interessanti. Non voglio altri Pokémon acqua. Vabbè, ci ha detto un dialogo tipo so che ti divertirai, penso per il giro delle ISO. Dobbiamo andare di qua dove c'era Taurus che ci bloccava? Sì. Questo è il settore poco, entriamo, ti mostro come funziona. Ok. Non so per nulla cosa c'è tra Pokémon io. Mai entrato dentro. Questa è la signora di, al banco, ti si questa signora al banco si può di rimettere se stessi Pokémon esausti. Non sollevo pensare che c'è qualcuno che sa come occuparsi dei Pokémon quando sono stanchi o feriti. Quel PC è a tua disposizione, ha diverse funzioni, sempre ti permette di esercitare su Pokémon e Box. Pokémarket ti ci puoi comprare tanti strumenti utili, vabbè, prova a dare un'occhiata a cosa c'è in vendita. E laggiù c'è la caffetteria, il loro latte Mumu è la fine del mondo. Ho letto in una guida che il menu cambia a seconda del centro Pokémon. Chissà in base a cosa decidono le bevande. Non offrono solo bibite, danno anche dolcetti e consigli utili a chi fa il giro delle ISO. Ok. E allora sai tutto sui centri Pokémon. Andiamo a scuola per, l'allenato per allenatori. Ah, se hai bisogno puoi far rimettere in sesto il tuo Pokémon prima di uscire. Mi sono fatto curare dalla madre. Passato a scuola per allenatori come prossima destinazione. Ah, me le fa vedere le destinazioni sulla mappa. Ok. Aspetta, forse ho visto una cosa. E gli strumenti? Non c'è. Forse ormai sono infinite le slot per gli strumenti, quindi non ha senso giustamente posarli. Puoi avere squadre al massimo 6 Pokémon, quelli che catturi in più vengono inviati al PC. Al Pokémon Market puoi comprare e vendere strumenti, è sempre meglio avere con sé la bella scorta di Pokéball e pozioni. Avrà già i repellenti? Ah, ce li ho già. In teoria se ne sono sempre fin dall'inizio dei giochi, qui gli allenatori possono far rimettere in sesto una squadra. Ok, sì. Solita roba. Vabbè, puoi scambiare Pokémon con gli amici. Sono le ore 11, il momento giusto per rilassarsi un po' gustando le nostre deliziose bevande. Sì, no, alle 11 di sera, vuoi bere qualcosa? Ecco il nostro menù. Boh, succo di bananas. Ma... vabbè, prendiamo. 198 Pokédoll. Madonna. Una sinfonia di baccananas naturale, tè al sole, la perfetta armonia deciduo e dolce. La gente è sempre così indaffarata, invece impostate trovano un attimo per rilassarsi. È proprio per questo che abbiamo aperto la caffetteria. Una volta al giorno offriamo anche un dolcetto in omaggio. È il famoso gelato di Ostropoli, moderna città della regione di Unima. Con Ostropoli. Che nome fantasioso. Ecco una mancia anche per il tuo Pokémon. Ha ricevuto dei Pokégioli. I Pokégioli sono una specialità di loro. I Pokémon li adorano. Se dai uno di Pokémon al Poké del Relax diventerete più amici. Buona avventura e torna presto. Ok. Ho notato una cosa, aspetta. Ci sono pure dei fiori qua attorno alla Pokéball. Tipo foglie, fiori. Allora, nel dubbio... Ok. Festi Plaza. Che cos'è sta roba? Benvenuto a Festi Plaza, io sono Chris. Qualcosa online sarà. Festi Plaza è un posto segreto che si può visitare grazie alle musiche e comunicazione. È come una grande festa dove gli allenatori possono incontrarsi e giocare insieme. Però sto cercando qualcuno che si occupi di accogliere e intrattenere i visitatori.
A guardarti sembra uno che conosce le funzioni di comunicazione come le sue tasche. Te la direbbe di aiutarmi ad animare questo festiplaza e renderlo spettacolare? No. Dai, su, non farti pregare. Lo so che sei perfetto per questa attività. Allora, mi aiuti, dai, dai. A guardarti sembra uno che... Dobbiamo dire sì. Evviva, grazie. Allora, cominciamo subito. Nel festiplaza è già arrivato qualcuno, hai visto? Vai a farci due chiacchiere. No, ma io non volevo fare questo. Beh, vabbè. Sono qui perché ho sentito dire che questo è un lungo incontro per allenatori. Sei tu che ti occupi di accoglienza, giusto? Dimmi, cosa fai quando vedi un visitatore? Ci parli. Esatto, complimenti, questa è la tua ricompensa. 2 FG? Chiacchiera con chi viene a farti visita, mi aspetto che questo posto diventi una forza. E quindi? Come si esce? Non posso più uscire. Ok, devo parlare con Chris. Perfetto, quando rispondi alle loro richieste, gli ospiti daranno dei gettoni per ringraziarti. Questi gettoni vengono chiamati FG per praticità, ricorda. Puoi usarli nelle varie strutture del Festiplaza. Quali strutture? Già, lascia che ti spieghi quelle strutture puoi trovare nel Festiplaza. La lotteria dove puoi vincere ricchi premi. Con me, 8 ovviamente. La ludoteca dove poco posso allenarsi e divertirsi allo stesso tempo. La casa stregata dove poco più coraggiosi riusciranno a trovare degli strumenti. La smuttiniglia dove può far diventare più forti i tuoi Pokémon dando loro dei manicaretti. E non è tutto, ci sono tante altre strutture da scoprire. Sono arrivati altri ospiti, vedi, rispondi alle loro richieste, tre dei questi gettoni. Sai come cercare qualcuno che voglia fare conversazione nel Festiplaza? Basta ascoltare. Esatto, complimenti, questa è la tua ricompensa. Quando ti avvicini ai visitatori riesci a sentire cosa dicono, non è vero? Ascolta con attenzione, cerca di chi ha una richiesta per te. Sai cosa devi fare per invitare qualcuno qui al Festiplaza? Usare le funzioni di comunicazione. Esatto, vabbè. Livello 2 del festival. Chris è felicissimo, vai a trovarlo davanti al castello. Vabbè, si usa internet per invitare la gente. Perfetto, se hai molti festigettoni è perché i tuoi ospiti si stanno divertendo. E più accumuli festigettoni, più il livello di festiblanza sale. E quando il livello di festiblanza sale, ricevi una ricompensa speciale. Aggiungiamo una nuova struttura in quell'otto vuoto. Ti propongo lotteria su ogni grande gestita da un marmocchio. Hai inaugurato una nuova struttura, sogni in grande. Ti darò altre meravigliose ricompense ogni volta che farai salire di livello il tuo festiblanza. Perciò continua a ottenere festigettoni, ok? Ah già, dentro il castello troverai i miei assistenti pronti ad aiutarti. Fai un salto a trovarli se ti capita. Per finire una cosa importante, quando sei nel Festiplaza puoi contattarti con altri giocatori tramite comunicazione locale o via internet. Io mi sono già occupato dei dettagli tecnici, tu pensa a poter utilizzare le varie funzioni. Ora però è un impegno, devo andare. Impegnati che il tuo Festiplaza sarà un successo. Va bene. Ma se vuoi uscire? Ok. Scanner guerra. Non so cosa serve. Ah! Che serve a qualcosa? Al momento c'è quello di Yokai Watch. Perché il poker relax balla? Se vuole essere accarezzato? Continua. Vaffanculo per ora, va. Non si può? Ah, ok, volevo sto testando una cosa. Allora, la scuola per allenatori. Accipicchia.
Non possiamo andare da quella parte finché c'è quel Tauros che blocca la strada. La nostra destinazione è la scuola, quindi non è un problema. Entriamo e lasciamolo stare. Lo studio dona felicità anche ai Pokémon. È l'inizio un po' lento. Ora per sventura, eccoti qui, a quanto pare ti ho preceduto. Benvenuto alla scuola per allenatori, la tappa obbligata. Penso sia allenatore in erba. Un poco lento. Inizio. Buonanotte, via. Non so se faccio la scuola e chiudo anche io. Il professor Kukui è questo il ragazzo di cui mi parlava, esatto. Quattro allenatori. Per sventura, come prima del suo dovrei subire quattro allenatori di questa scuola. Per certo poco me ne sarà di certo un'esperienza di cofano tesoro. Già che ci siamo in tema di esperienza. Già che siamo in tema di esperienza. Condivide esp. Sentivo il condivido di esperienza, tutti pongono la tua scuola e lagnare a piedi del buonanotte. Trai profitto della tua lezione, mi raccomando. Troverai alcuni dei tuoi sfidanti anche dentro la scuola. Nell'aula potrai ottenere tante informazioni utili. Bene, comincia pure. Non so se lo sai, ma gli studenti di quella prof sono tutti ottimi allenatori. Uno è anche diventato capitano. Ti do un consiglio che ti sarà utile durante la tua avventura. Dopo che avrai affrontato un Pokémon per la prima volta durante la lotta, potrai vedere quali mosse sono super efficaci contro di lui. In base alla compatibilità di tipo. Però andare nell'erba alta per incontrare tanti Pokémon diversi e lottare a più non posso. Cerca i quattro allenatori. Lotta contro di loro e vince. Sì, ma sono un Pokémon per ora ancora. Vuoi sapere perché me ne sto qui? Perché sono il più forte. Se vuoi sfidare prima devi sconfiggere gli altri. Mettere in pratica questa lotta delle tattiche che ho studiato. Ok, questo è uno degli allenatori. Martino. Minchia che è forte il suo pop. Visto l'acqua. Livello 10. Sì, lo so cosa fanno l'avvelenamento e la paralisi. Qui c'è dell'erba. Ora vediamo che c'è. Ah, c'è qualcuno interessante. Magnemite è carino. Però lo prenderei temporaneamente. Perché poi lo cambio sicuro. C'è solo Magnemite. Sembra esserci solo Magnemite qua. Mi sa di sì. Oh, non c'è metto di Alola. Prendiamolo. Come lo chiamiamo? Devo cominciare a pensare come chiamarlo. È femmina. Dovrebbe reggere un'altra botte. Ora vediamo come chiamarlo. Non mi ricordo l'evoluzione come era di Breeze. Ah, ma non si evolve, ma otto di allora, scusa. Ah sì, col Persian. Quello era quello di Galar, con l'acciaio, giusto. Sembra Persian, si evolve. Thank you.
Ecco, lo chiamiamo. Congratulazioni, Roto. È più bello non evoluto che evoluto. Lo chiamiamo Nia. Nia Nia. Mezzo morto. Giustamente. Che natura ha? Non so manco se è fisico speciale sto buco. Dovrebbe essere meno difesa speciale, più velocità, no? Vivace. No, mi sa che è al contrario. Non mi ricordo. Allora, vediamo, controlliamo. Vivace. Sì, meno velocità. No, è meno velocità, più... Madonna mia, che schifo. Ma è lento? Metto di Alola. Vabbè che non... Non è che cambia molto in una vanilla. No, è uguale. Hanno quasi le stesse stats. Sì, comunque di base è velocino, non è così lento. Boh, per ora prendiamolo, giusto perché... Non ho altro. Mi secca catturarne 50. È una vanilla, appunto. Ma lo curiamo, lo facciamo pure combattere. Come lo ordino? Ah, così, ok. Di qua mi sa che c'è qualcuno. Ecco. Vabbè, se mi batti insegna una cosa semplice ma importante, niente. Sono sottolivellato rispetto a lei. Ok. Ma prima che ho fatto crit forse. Mi sa di sì. Mi ha distrutto. Mi sa che attiviamo il condividespe per ora. Ah, è già attivato. Aspettiamo magari di livellarlo un po'. No? Sì, voglio lottare. Ok. Caro la bimba. Vabbè, questo lo distruggiamo. È pure super efficace. Occhi teneri. Questo è quello che abbassa tipo la difesa, no? L'attacco, non la difesa. Vabbè. Nel senso non glielo imparo comunque. Però sei bravo a lottare. Tutti Pokémon hanno dei buoni artigli, bene, in ogni caso ti regalo questo. Cos'è, rapido artigli? Classico. Sì, lo so cosa fa, grazie. Ma glielo diamo.
Giampaolo. Che lento. In realtà pure me, con il fatto che la difesa ha meno velocità è più lento. Non so cosa fa bruciapelo, grazie bambino. Cioè, più difesa speciale, meno velocità. Metto. Dove siamo qua? Ah, ok, qui. Dobbiamo affrontare quello fuori, abbiamo fatto già tre. Sì, lo so cosa sono i pipì. Grazie. Ok. La stab, lo so già che la stab esiste. Vabbè, qua c'è scritto i tipo di forti, deboli, eccetera. Cose che sappiamo, non le leggo nemmeno perché tanto lo sapevo già, erano tutte cose che so. Probabilmente. Sono le classiche robe che mettono alla scuola poche. Ok. Slowpoke. Non so cosa fa l'addormentamento, grazie. Lo so cos'è un'abilità. Lo so. Parlo di abilità dei Pokémon, lo so già. Va bene, una pozione regalata. Ah, perché lì va poi il suo raccolto, l'abilità, va bene. Tutto sull'abilità in questa stanza. Ok, solite cose, nulla di particolare. Qua possiamo andare spediti perché non c'è nulla di che. Di sopra non possiamo salire, eh? Ok. Allora dobbiamo affrontare questo qua fuori, in teoria. Perché ci tengo a essere più forte per dimostrare a tutti quanto valgo. Leandro. Grimer. C'è un Grimer di allora. Che tipo era il Grimer di allora? Boh, faccio un cantavoce, vediamo. Non mi ricordo. Oh, si è attivato. No, è neutro, ok. Allora conviene pistolacqua. Camene stab. Questo c'ho veleno sicuro, ecco. Not a problem. Un HP, va bene. Fatica essere più forte di tutti i costi. Meglio puntare al fascino, Tenerone. Beh, pazienza, riconosco, forse ti faccio un regalo speciale. Prendi questo MT. Cuor di leone. Cosa faceva? Aumentava l'attacco, forse? Ti spiego quello che devi sapere sull'MT. Pronto, punto 1, usando l'MT puoi far imparare la mossa un po' in un istante. Se non puoi impararla però niente da fare, mi spiace. Punto 2, puoi usare l'MT tutte le volte che vuoi, non scompariranno. Comodo, vero? Oh, è la campanella, vuol dire che stanno per fare un annuncio. Attenzione, attenzione, per 21 è desiderato al primo piano. Ripeto, per 21 è al primo piano, grazie. Hai già combinato qualcosa di così grave da farti richiamare dalla scuola? Può darsi, cioè. Ah, davvero? La cosa grave è aver sconfitto tutti? Se è una cosa grave, l'accetto. E poi che abilità c'ha lui? Ah, ci ha raccolto. Ok.
Sì, Rotom ti dice pure cosa devi fare. Mi ha appena detto che devo andare a scuola, praticamente, proprio. Professor Ventura, sei riuscito a battere i miei studenti? Sento quasi a crederci. Complimenti, a questo punto sono curioso di vedere come te la cavi contro di me. Quindi dice, accetti la sfida? Certo. Visto che hai sconfitto quattro dei miei allievi, è il mio dovere metterti alla prova personalmente. Chiara. Magnemite un bel dito e culo, dato che sono acqua. Al 7. Ma il nostro Meowth è più basso. Ah, vero, lui è buio per il cantavoce. L'avevo perso. Devo salvare. Forse se mi cura. C'è un ruggito. Altro ruggito. Di nuovo. Ok, ora usiamo i graffi. Tentenna, che culo. Ma noi gli facciamo danni. Devo curarmi per forza. Non volevo farlo, ma... È sottolivellato. Cioè, gli facciamo lo stesso danno, ma abbiamo dovuto usare Ruggito 50 volte. Dobbiamo ricurarci per giunta. Odio farlo. Ma siamo sottolivellati. E non avevo salvato, altrimenti avrei prima livellato. Livello 8. Incredibile, mi hai insegnato tu come si lotta. Scherzi a parte, come ricompensa per la tua vittoria ti regalo questo. Minchia, già le Mega Ball. Boh. È più facile catturare Pokémon con una Mega Ball che con una Pokéball. E se perdevo, boh, conoscere Pokémon e le loro mosse. Questa è la base dell'allenatore dei Pokémon. Non siete d'accordo? Chi è questa? Ciao, io sono il capitano Liam. Ti ho visto lottare. Ed era un tale spettacolo, e mi è venuto voglia di venirti a parlare. Lui è perso 21, viene da Kent. È un allenatore molto promettente, la sua abilità nella lotta straordinaria. Ah, un nuovo arrivato. Sono curioso di vedere come te la caverai durante la mia prova. Ebbene sì, noi capitani insegniamo le prove che vanno superate per poter affrontare Kauna. La mia prova si svolge nella grotta sottobosco. A Woli c'è dell'erba alta anche dentro la città. Potresti approfittarne per ampliare la tua squadra prima della prova. A proposito di prova, non vedo l'ora che tu venga ad affrontarla. Ah, giusto. Sembrava quasi un artista quel Liam, tipo. Non lo so perché mi dà questa sensazione. Ho avvisato l'allenatore del Taurus che bloccava stranamente la scuola. Di sapere che quel Poké è una specie di celebrità, a mele mele. Beh, direi che hai già imparato tutto quello che potevamo insegnarti. Complimenti. Attenzione, prego, siamo andati di annunciare che la lezione per 21 alla scuola allenatore è terminata. Prendi cura dei tuoi Pokémon, ok? E non trascurare i loro problemi di status. Buona fortuna con il giro delle isole. Buona fortuna, spero che farai tante nuove amicizie. Personale 21, fate solo ciò che hai imparato oggi e mettile in pratica durante il tuo viaggio. Ricorda di usare l'MT e i tuoi Pokémon diventeranno un portento. Mostra a tutti di che pasta sei fatto. Tu e il tuo Poppilio siete davvero affiatati. Comunque, già che ci siamo... Che siamo qui, perché non vieni con me? Ti porto a fare un giro da Wally. Dai, andiamo. Ma ce l'avremmo preso tutto il tempo, sta Lilia. Spero di no. È carina però, nel senso. Questa è una da questa parte. Perché si nasconde? Ah, ok, sta solo andando avanti. Hai lottato davvero bene a scuola con i tuoi Pokémon, ti stavo osservando, sai? Sono rimasto molto colpito dalla vostra intesa. Ora capisco tutto. Sei subito accorso in aiuto di Nebulino pur non essendo un vero e proprio allenatore. E il tuo Pokémon ti ha scelto senza esitazioni. Oh, ops, mi ero dimenticato di Tauros. Tau! Sarebbe bello avere un Tauros in questo momento. Oh, guarda qui che c'è, Lidia è Persona 21. Siete sorpresi di vedere questo Tauros qui da solo. Non preoccupatevi, ci penso io. Persona 21, avvicinati.
puoi accarezzarlo se vuoi. Crescono un po' Taurus che emozione, ma anche un po' di paura, Rod. No, qua ci andiamo domani. Volevo vedere solo l'MT, se è quello che dico io. Ah no, aumenta l'attacco speciale. È buono per lui al massimo. Posto di Ruggito, mettiamo. Oh, per oggi chiudiamo qui, salviamo. Penso l'abbiamo fatto abbastanza per ora. Troppo poco per ora abbiamo fatto. Abbiamo fatto abbastanza, ma troppo poco. È un momento un po' troppo iniziale, penso, per dire qualcosa. Stacco.